Allora, prima cosa sulla fiducia. Iscrivetevi al mio canale perché sta arrivando un video che io lo adoro e che sono sicura adorerete anche voi. Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale. Oggi questo è un altro weekly vlog e diciamo che la settimana passata, appena trascorsa, non è stata, diciamo, tra le migliori. Non è stata tra le migliori perché ci sono stati un po' di casini, perché ci sono stati dei problemi che non posso raccontare esattamente perché coinvolgono altre persone che comunque sono bruttini, ma comunque siamo vivi, siamo qui, siamo sopravvissuti, io sono qui a vloggare e quindi facciamo una panoramica delle cose successe in questa settimana perché alcune sono molto carine, in particolare l'Hello Kitty Caffè qui a Londra, dove si mangia tutto cibo a forma e a tema Hello Kitty, che vi farò vedere tra poco. Iniziamo invece con domenica, in cui abbiamo fatto la festa di Viola. La Viola ha compiuto 9 anni il 4 settembre e gli abbiamo fatto la festa domenica scorsa con i suoi amichetti di classe, con poche amichette, e abbiamo fatto una cosa molto particolare perché era un climbing party, quindi siamo andati in una palestra qui vicino che ha delle pareti di climbing per adulti e bambini e loro hanno fatto una lezione, tra l'altro una lezione, sono arrampicate fino in cima su tutte le pareti, anche quelle difficili che andavano un po' in fuori, e hanno fatto un'ora e mezza di lezione, erano 6 bambine e si sono divertite un sacco. Sapete che a me piacciono molto le feste decorate, i buffet un po' particolari con i cartellini, i disegni eccetera eccetera. Quest'anno mi sono tenuta assolutamente sul semplice perché avevo un sacco di cose da fare e non volevo sbattermi troppo, onestamente. Quindi poi siamo andate tutte a casa nostra, tutti a casa nostra, abbiamo fatto una cena assolutamente semplice con pizza, frutta eccetera eccetera, e abbiamo fatto una torta che avevamo preparato la mattina io e Viola e avevamo decorato insieme. Molto poco Pinterest, a dirvi la verità. Questo è quello che mangeranno i bambini. Yes, pizza. Fragole, uva e poi c'è l'hummus con il cucumber. What is this I have to sing from you? Happy birthday! Con tanti auguri si chiude questa giornata di festa e passiamo al giorno dopo, che era lunedì, in cui sono andata con la mia amica Sara in questo Hello Kitty Caffè. Questa mattina ho appuntamento con la mia amica Sara per andare a vedere il caffè di Hello Kitty che è aperto a Londra. Questa è Leicester Square, dove c'è il grande cinema Odeon, laggiù dove fanno tutte le anteprime. Voi non lo sapete, ma io ho sbagliato strada e quindi ho dovuto prendere un Uber alla fine. Eccomi! Sono arrivata al caffè di Hello Kitty. Abbiamo anche tutto il merchandising qua. Non so se c'è qualche fan di... Oddio, il matcha powder di Hello Kitty. Matcha latte mix e una tazza proprio in stile giappo. Lo kit tipo che? Io voglio prendere il curry rice e poi non so, volevo forse il matcha latte o... Sì, anch'io vorrei il matcha latte. O se no... Ah, questo è il mochi e il dolce, dorayaki pure. Il sundae io non ce la faccio a questo. Aspetta. Ah, ciao! È tutto Hello Kitty, a tema Hello Kitty ovviamente, il menù, ma anche la cameriera che è uscita prima, che aveva il cappellino di Hello Kitty. Eccola, sta portando le goodie bag dietro, vedete? No vabbè, ci hanno portato il matcha latte. È una delle cose più kawaii, si dice kawaii, no, kawaii forse, non lo so pronunciare, che abbiamo visto. Cioè, voi capite di cosa sto parlando? Questo è il mio pollo al curry.
Non so se si vede, ma anche le carote e le barbabietole sono tagliate a forma di Kitty. E il sorriso è rosa, meraviglioso. Così qui a Londra tutti da scoprire, tutti un po' particolari, quindi se questa cosa vi interessa, ogni volta che apre un posto un po' particolare, vi ho fatto vedere già Milk Train e Cin Cin in un video che vi linko qui sotto, vi ho fatto vedere l'Hello Kitty Caffè oggi, ma in generale se vi interessano fatemelo sapere perché ne faccio di più. E niente, quindi l'esperienza si è conclusa perché è stata molto carina, forse ci riporterò anche Viola perché il cibo era buono ed era molto bello. Cosa è successo dopo? Martedì si è ammalata Viola. Oggi abbiamo qualcuno malatino. Vorrei farvi vedere questo backstage del casino che c'è in casa mia per dirvi che no, non siete le sole, che no, nessuna casa è perfetta e che non esiste soprattutto il super ordine sempre quando hai bambini, cioè intendiamoci, qualcuno ci riesce e io lo ammiro tantissimo. Si è ammalata Viola perché appunto questa parete di climbing era all'aperto, faceva un freddo che io non vi dico e quindi lei mi è tornata a casa con un super raffreddore. Già lunedì l'avevo tenuta a casa perché era completamente tappata, martedì proprio niente, febbre. Comunque siamo stati a casa e abbiamo fatto un esperimento, perché l'esperimento che abbiamo fatto è stato fare un video con lei che fa vedere i suoi Lego. Iniziamo dal piano di sopra, qui c'è la camera di Elsa, poi c'è tipo un banchetto dove ci sono delle pozioni. Questo è il bazar, questa è la zona mercato, sì. Perché ad Agrabah, lo sanno tutti, c'è il mercato. Perché lei adora i Lego, ha questi set delle principesse o comunque degli elfi, insomma dei supereroi molto carini, e quindi ha voluto mostrare in video tutti i suoi set descrivendoli. Secondo me è un video molto sfizioso per i bambini, quindi se lo caricheremo, come penso, fatelo vedere ai vostri bimbi o vedetevelo voi, perché le serie Lego sono sempre molto fighe. Allora, ho acquistato questo da Tiger, io spero ci sia anche in Italia perché è il gingillo del momento. Voi non so se avete presente quei film americani anni 80-90 dove avevano questi, che erano dei fortune teller, dei, insomma, che ti predicono il futuro, quindi tu gli fai una domanda, fai lo shakeri e sopra ti compare la risposta, che in questo caso è... Mettiti a fuoco, odds aren't good. Ma io non ho fatto una domanda, per fortuna. Facciamogli una domanda vera. Questo video arriverà a, che ne so, 5.000 views? Mi sento esagerata oggi. Vediamo cosa dice. Cosa dice? Ask again. Vabbè, ma allora, si sta a far vago però, E insomma, ieri per tutta la sera abbiamo fatto questo giochino, vi ho chiesto su Instagram Stories di farmi delle domande, ho screenshotato le vostre domande e poi vi ho dato le risposte. Se questo giochino vi va, potremmo rifarlo. Che dici? Mi chiederanno di fare di nuovo questo giochino? Maybe. Vabbè, però oggi ti senti vaghissimo, cioè di solito c'è sì, no, certamente, oggi maybe. Da Tiger, tra l'altro, ho trovato anche tutta una serie di cose per l'angolo ufficio, che adesso sono ancora qui tutte in mucchio, ma che voglio così allestire in questo angoletto che è l'angolo del mio ufficio, che ovviamente voi lo vedete così bellissimo, poi vi girate un attimo. No, concentriamoci sull'ufficio, però con queste tonalità doratine mi piaceva molto. Purtroppo il mio angolo ufficio è un po' buio, però lo sistemeremo. Questo è uno dei buoni propositi per quest'anno. Intanto, grazie di aver visto questo vlog, fatemi sapere cosa ne pensate, fatemi sapere qual è il tema che vi piacerebbe vedere di più su questo canale e iscrivetevi, appunto, come vi ho detto all'inizio, lasciatemi un commento, lasciatemi un thumbs up. E buona settimana. Ciao!